eccoci qui, buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Quindi benvenuto a Torino, benvenuti a tutti voi. Se siete qui è evidentemente perché ci tenete a essere qui, perché ritenete opportuno sentirvi dei cittadini informati. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Io mi chiamo Andrea Libero Gioia, rappresento The Walk of Change, qui con me Orazio Ferniani di Alba Mediterranea. Se noi siamo qui è perché siamo dei cittadini come voi. Non siamo nessun partito, non siamo nessun movimento politico, tutto quello che stiamo facendo non lo stiamo facendo per noi, ma lo stiamo facendo per interesse comune. E quindi qualsiasi cosa voi farete, se volete partecipare a questo tipo di protesta, che è un tipo di protesta legalizzata e assolutamente legiferata già dal 1957, dipenderà soltanto da voi, ma ricordate che ognuno di voi che parteciperà a questo legittimo voto di protesta, perché è di legittimo voto di protesta che stasera parleremo, lo farà soltanto ed esclusivamente per se stesso. Questo deve essere chiaro. Benissimo, a questo punto direi già di iniziare. Come dicevo, io sono qui e sto girando tutta l'Italia insieme a Orazio Ferniani, insieme ad altri miei collaboratori. Domani io purtroppo per motivi di lavoro, perché io faccio l'assistente di volo per l'Italia, quindi questo tanto per dimostrarvi che, nel senso, per vivere anche io devo gestire una vita privata, quindi devo gestire anche il mio lavoro. Quindi domani non potrò essere a Modena, mentre invece Orazio mi precederà invece in questo evento, andrà anche a Modena a fare un altro evento di presentazione, cioè legittimo voto di protesta, per fare informazione, perché stiamo cercando di avvisare tutti su qualcosa che esiste già dal 1957. Infatti nel 1957 venne varata questa legge, un DPR, esattamente il 30 di marzo, 361, che vi invito ad andare a vedere. Noi adesso stasera vi consegneremo delle copie di quel DPR per spiegarvi che cos'è, per farvi capire che dal 1957 evidentemente qualcuno ha omesso la verità. Cioè avevamo tutti quanti dal 1957 ad oggi la possibilità di esprimere un legittimo voto di protesta. Se tutti i politici, se tutti i partiti, se tutti i movimenti politici che si sono alternati e avvicendati dal 1957 ad oggi non ne hanno parlato, se le televisioni non hanno parlato, se i giornali hanno continuato a non parlarne, evidentemente è perché sono tutti complici, nessuno escluso. E quando dico nessuno escluso vuol dire nessuno escluso, perché ho sentito parlare anche di persone che, ad esempio, del Movimento 5 Stelle, io ne ho fatto parte fino a pochi mesi fa, me ne sono uscito proprio nel momento in cui l'ho messo di fronte al fatto compiuto, perché io ho fatto parte di quella schiera di genitori che si è battuto soprattutto nell'anno precedente, soprattutto per quanto riguarda la legge del decreto Lorenzin, che prima era appunto un decreto legge e poi è divenuto legge, che appunto ha costretto tutti i nostri figli a farsi 10 vaccini, ma ricordandomi perfettamente, e anche questo è verificabile e vi invito ad andarlo a verificare magari a livello informativo, del fatto che questo decreto legge, poi divenuto legge, appunto legge 119, emessa dal governo attuale, è stata emessa ma decisa nel 2014, è stata decisa a Washington nel 2014, è stata decisa in un summit mondiale chiamato Global Security Agenda, dove appunto la stessa ministra della salute Lorenzin si è presentata. E ricordo che il nostro ministro della salute non ha neanche una certificazione in infermieristica, quindi parliamo di una persona che ha un diploma classico, che ha avuto un incarico così importante come appunto quello di gestire il Ministero della Salute italiana, e ha avuto l'ardire di presentarsi in questo summit mondiale a rappresentare l'Italia e a rappresentare quindi ognuno di noi. Perché chi ha un incarico ministeriale, chi fa un ministro, non solo un politico, ma chi fa proprio un ministro e ha dietro un ministero, ha delle responsabilità immense. Quando si parla di salute, vi lascio immaginare. Nel 2014 questa signora si è presentata di fronte ad altri 42 paesi che presenziavano in questa riunione mondiale, in questo summit, e ha messo per iscritto che l'Italia e gli italiani, tra il 2017 e il 2022, coprendo il 95% della popolazione, e vi invito a ragionare sul fatto che quando parliamo dei nostri figli da 0 a 16 anni, la rappresentatività a livello percentuale degli italiani che è formata dai nostri ragazzi tra 0 e 16 anni rappresenta il 16,8%. Allora, se quella signora si è permessa di dire nel 2014 che il 95% degli italiani si sarebbe vaccinato tra il 2017 e il 2022, questo vi fa ben intendere che quello che è avvenuto quest'anno con la legge Lorenzin e ha riguardato i nostri figli, da qui a breve si estenderà a tutta la popolazione italiana tra 0 e 65 anni. La cosa incredibile è che quell'anno lì la Lorenzin si fece accompagnare da due tecnici governativi,
due tecnici governativi che rappresentarono anche loro l'Italia, perché suggerirono alla Lorenzin, loro erano i tecnici appunto della sanità, erano dei medici e appunto lavoravano già nel campo della sanità, ma avevano anche degli incarichi al di fuori della politica italiana e appunto lavoravano per la ditta farmaceutica GSK, GlaxoSmithKline, una delle più grandi ditte farmaceutiche al mondo. Quindi chiaramente già in conflitto di interessi. Quello che è avvenuto lì è una cosa assolutamente barbara, ma stasera vi faremo capire che non è solo quello che è avvenuto negli ultimi anni in Italia, sono tante le problematiche che ci attanagliano e tanti problemi che abbiamo. Da qui la nostra scelta, la nostra decisione di fare qualcosa, una scelta forte, che ci portasse verso un percorso molto più grande rispetto a quello soltanto di una lotta vaccinale, anche perché, l'avrete notato, nell'anno passato chi ha partecipato a questa lotta sicuramente non è stato compreso dal resto della popolazione, anzi tante volte è stato molte volte additato come addirittura un rivoluzionario, come qualcuno che volesse essere un bastione contrario, che volesse mettere in discussione la scienza e la medicina, e non è così. Siamo semplicemente dei genitori informati e dimostreremo che anche con il legittimo voto di protesta noi non stiamo parlando di qualcosa che è qualcosa che vuole essere soltanto una rivoluzione, che è qualcosa che vuole andare contro il sistema, ma è qualcosa che esiste da sempre e che ci appartiene proprio perché è di interesse pubblico, e quindi parliamo del legittimo voto di protesta. Allora, diciamo che l'idea di questo legittimo voto di protesta principalmente arriva da questo signore qui, Orazio Fegnani, che insieme a Giorgio Vitali, vi dicevo, rappresentano Alba Mediterranea. Alba Mediterranea che cos'è? Alba Mediterranea è un'associazione che si impegna per i diritti civili e per i diritti umani e per il rispetto della Costituzione in Italia da più di 40 anni. È stata formata naturalmente non 40 anni fa, ma questi signori stanno facendo le lotte per loro, ma in realtà per tutti noi, da più di 40 anni. E il fatto che questo signore qui sia qui a rappresentare noi e sia qui vicino a me e non sia magari seduto sugli scranni del potere in politica, per quanto ne sappia, oppure magari abbia avuto degli incarichi importanti a livello manageriale in questo paese, pur avendo la saggezza e la conoscenza che ha, evidentemente questo vi deve far capire molto, perché è una persona che non si è piegata mai al sistema. Ne ha conosciuto uno un po' più giovane di lui, io ho 42 anni e sinceramente vorrei diventare come Orazio Fegnani, questo è il mio obiettivo. E poi io l'ho detto anche l'altro giorno che eravamo insieme, quello che mi piacerebbe assolutamente no, ma mi piacerebbe veramente raggiungere il suo livello. E se è vero che, come è vero, che l'allievo possa superare il maestro, io, se mi posso ritenere un buon allievo, spero un giorno di superare questo maestro, ma già arrivare veramente al suo livello per me sarebbe una grande cosa. Quello che sta succedendo in Italia è molto grave. Perché? Perché noi ci troviamo qua per fare informazione. Allora, purtroppo l'informazione è qualcosa che è stata svenduta da diverso tempo e non per niente ci troviamo, per quanto riguarda la libertà di informazione a livello mondiale, al 77° posto. Questo sta a significare che, diciamo, il nostro livello di conoscenza e di consapevolezza rispetto a quello che veramente accade nel nostro paese è sicuramente lontano, molto lontano dalla realtà. Per questo, diciamo, noi abbiamo deciso di intraprendere questi viaggi e queste trasferte in giro per l'Italia. Io ho approfittato perché, avendo la possibilità di viaggiare con l'Alitalia, un po' per lavoro, un po' anche nel mio tempo libero, magari con i biglietti che mi venivano forniti dall'azienda, ho approfittato per andare in giro e informare le persone. Oggi invece sono qui nei miei giorni di riposo, non mi sono fermato un secondo. Alle persone che ci dicono: ah, ma chi ci sta dietro di voi, ah, ma che cosa ci guadagnate, beh, vogliamo andare un po' controcorrente e far capire che in questo paese non tutti fanno qualcosa soltanto per interesse, non tutti fanno qualcosa soltanto per guadagnarci nel proprio e alla fine portare ricchezza al proprio orticello. Io qui faccio l'assistente di volo, lavoro da 22 anni in Alitalia, vi posso assicurare che rispetto a tanti lavoratori, di quelli che hanno la fortuna ancora di lavorare in questo paese, mi potrei ritenere molto più fortunato e potrei farmi i beati cavoli miei. Invece, se sono qui nei miei giorni di riposo e utilizzo tutte le mie ferie, tutte le possibilità che potrei avere di svago per fare benissimo qualcos'altro, come giustamente anche qui il signor Orazio Fegnani, che è un pensionato, evidentemente perché ci teniamo al bene comune e ci teniamo a che si possa pensare e soprattutto sperare, e quindi accendere anche in voi questa speranza per un futuro migliore, soprattutto non soltanto per noi, ma soprattutto per i nostri figli. Quindi, tornando a noi, The Walk of Change, invece, a differenza dell'Alba Mediterranea, si è formato, diciamo, di giovane formazione. Infatti siamo arrivati
a conoscenza di molte persone soltanto l'altro anno, proprio perché l'altro anno abbiamo deciso di ufficializzare questa associazione. Noi siamo un'associazione di persone formata da genitori consapevoli che provano veramente a cambiare le cose. E come abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato cercando di dare l'esempio. Abbiamo creato, dall'idea partita da me e da un altro ragazzo di Bologna, sempre lui, anche lui padre, di fare un cammino che partisse dall'Aquila e in contemporanea doveva partire anche dalla campagna, mentre invece non è stato così. Abbiamo avuto la possibilità, per vari motivi, varie vicissitudini che si sono appunto alternate in quei giorni, anche perché l'idea è partita ad agosto e già il 3 settembre aveva trovato la sua realizzazione, di portare informazione in giro per l'Italia. E come portarla? Portarla camminando, andando in giro, camminando per le strade italiane e iniziare a dire agli italiani di svegliarsi. Inizialmente abbiamo avuto molte difficoltà, perché? Perché ci dicevano che c'era una legge del 1936, se non sbaglio, di stampo mussoliniano, che appunto non permetteva nessun tipo di camminamento o marcia verso Roma, soprattutto se si passava per strade statali o provinciali. Beh, noi abbiamo girato il problema, abbiamo girato l'ostacolo, poi con l'aiuto di Orazio magari l'abbiamo scogitata di ogni, e siamo riusciti a creare una motivazione differente da quella della marcia, chiamandolo cammino alla ricerca dei valori costituzionali. Così abbiamo fatto copia di quella che insomma ci piace proprio tanto pubblicizzare e portare in giro per l'Italia, che è la Costituzione italiana. La Costituzione italiana, perché parlo di Costituzione italiana? Perché purtroppo il progetto che ha portato alla situazione attuale parte da una, diciamo, da lontana data, più o meno 40 anni fa, dove appunto le massonerie italiane insieme alle mafie italiane, che probabilmente già all'epoca con dei poteri sovranazionali, hanno deciso quale fosse e quale appunto è diventato e quale stiamo vivendo tuttora il futuro dell'Italia, il nostro presente. Quindi sono state già decise le nostre sorti ben 40 anni fa, e lo possiamo notare tutti quanti sulla nostra pelle quello che è avvenuto, lo possiamo andare a denotare dal fatto che per esempio il mondo dell'istruzione sia assolutamente stato demolito, e non per niente per esempio la Costituzione, che faceva parte di un programma scolastico legato all'educazione civica, non venga più insegnata nelle scuole. Adesso ci troviamo al 4 di marzo del 2018, dove un 18enne che arriva alla possibilità di votare per la prima volta in vita sua, di votare per la Camera, arriva con una pubblicità, con una, diciamo, un insieme di notizie che gli arrivano dalle televisioni, dai giornali, dagli stessi cartelloni in giro per strada, tutti che parlano di politica, vota per me, vota per quest'altro, vota per quell'altro, ti prometto questo, ti prometto quest'altro, ma in realtà nell'educazione civica sono molto carenti i nostri giovani, perché proprio non sanno che cos'è la politica, non sanno che cos'è il Parlamento, non sanno che cos'è il Senato, non sanno chi è il Presidente della Repubblica e non conoscono i nomi dei nostri, diciamo, politici attuali. Anche se poi politici, non è che perdono molto, infatti, proprio non è che sono, diciamo, politici della meglio specie quelli che abbiamo tuttora, però ecco, vuoi o non vuoi rappresentano le istituzioni. Noi in questo momento stiamo andando proprio a mettere in discussione proprio questi signori che formano le istituzioni. E perché lo stiamo facendo? Non è perché siamo dei pazzi, ripeto, e vogliamo fare i bastioni contrari, ma perché storicamente, oltre al discorso del legittimo modo di protesta legato alla legge del 1957, decreto DPR 361, abbiamo un momento storico importantissimo, e mi piace ricordare a tutti quelli che hanno confuso questo legittimo voto di protesta con un non voto o con col fatto di non voler andare a partecipare alle elezioni politiche di quest'anno, dicendogli proprio non è così, vi sbagliate. Quindi vi invitiamo prima di tutto a leggere il nostro proclama. Il proclama è un foglio che noi stiamo consegnando non soltanto a mano, come adesso potete prendere voi che siete presenti qui, ma lo stiamo inviando in PDF verso tutti quanti. Il proclama, in due paginette semplici, spiega semplicemente proprio quello che stiamo facendo. Cioè vogliamo informare gli italiani di questa possibilità. Ma come dicevo, quest'anno in particolare il popolo italiano ha il coltello dalla parte del manico. E perché ha il coltello dalla parte del manico? Ha il coltello dalla parte del manico perché sono state messe nel 2014, subito dopo la formazione di questo governo, che è, diciamo, in carica dal 2013, due sentenze molto importanti, una della Corte Costituzionale, l'altra della Consulta, esattamente il 14 di gennaio, se non sbaglio, della Corte Costituzionale del 2014, in cui si evince ed è messo in chiare lettere, nero su bianco, che la legge elettorale che ha portato al governo questo governo attuale, che è ancora in carica, che, diciamo, smetterà il suo incarico il 4 di marzo, scusami, Porcellum naturalmente, la legge elettorale Porcellum,
era incostituzionale, era illegittima. Di conseguenza il governo venutosi a formare era illegittimo di conseguenza e tutte le leggi e gli emendamenti emessi da questo governo incostituzionale dal 2013 al 2018, noi con questo legittimo voto di protesta le dichiariamo nulle, non le riconosciamo. Quindi è molto più grande di quello che si possa immaginare questo legittimo voto di protesta. Perché? Perché ci porta in un altro tipo di meccanismo molto più grande che abbiamo visto nella storia più o meno due secoli fa in un'altra nazione, anche in un altro continente. E l'uomo che ha guidato questo tipo di protesta si chiamava Mahatma Gandhi. Eccolo qui. Non per niente questo signore è il simbolo della nostra associazione. Noi vogliamo fare un tipo di protesta che è assolutamente non violenta, pacifica, ma che si limita semplicemente ad applicare la legge. Quella legge poi che ci è data anche dalla Costituzione ed è per questo che la difendiamo. Ma in realtà la Costituzione l'ha difesa ognuno di noi, perché molti si scordano che il 4 dicembre 2016, neanche due anni fa, molti di noi sono andati ad un referendum e votando no, volontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, non volontariamente, comunque hanno di fatto salvato la Costituzione italiana. E se io oggi sono qui a parlare secondo l'articolo 21 che mi permette di esprimere il mio pensiero liberamente in qualsiasi forma e in qualsiasi città e in qualsiasi posto pubblico, è proprio grazie a questa. Adesso vi racconterò un aneddoto prima che parli Orazio e prima che di finire la spiegazione qui del legittimo di protesta e come attuarlo, proprio che ci è successo l'altro giorno. Noi siamo venuti da Roma. Aspetta, bisogna dire che noi applichiamo questo modo di agire e di pensare in ogni nostra azione giornaliera. Sì, certo. Entra in questo ordine di idee, cioè noi dobbiamo essere guerrieri contro l'assalitore. L'assalitore è quello che ci ha portato a queste condizioni attuali dello Stato allo socialismo. Lo Stato praticamente non esiste più, meno che mai lo Stato sociale e lo Stato paterno, no? Buon padre di famiglia. E quindi noi agiamo in funzione di ricordare a chi di dovere che deve comportarsi secondo legge. Assolutamente, assolutamente, sempre d'accordo, d'accordo con Orazio Vergnani, che è una persona molto saggia e da cui si può soltanto imparare. E appunto, come dicevamo, in questo caso noi ci troviamo di fronte a queste elezioni che ormai mancano pochi giorni, manca una settimana se non sbaglio, quindi il 4 di marzo ormai è alle porte. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di finire questo tour tra Firenze ieri, oggi Torino e domani appunto Modena. Forse se riusciremo, siamo adesso in contatto con gli organizzatori di Venezia, forse chiuderemo addirittura il 3 di marzo, il giorno prima cioè delle elezioni, addirittura alcuni ci hanno detto ma voi lo sapete che il giorno prima non si può fare campagna elettorale. Benissimo, noi non stiamo facendo campagna elettorale, e proprio limitandoci a quello che c'è scritto nella Costituzione, noi stiamo semplicemente andando a fare educazione civica, perché questa non è altro che educazione civica, perché io non sto dicendo nulla di nuovo, nulla che mi sono inventato, qualcosa che è già scritto, qualcosa oltretutto che è approvato con delle sentenze giuridicamente. Quindi quello che sto dicendo è semplicemente fare informazione. Ma non bastano Orazio Vergnani, non bastano neanche 10.000 Andrea Gioia, serve l'aiuto di tutti voi. Quindi se voi siete qui c'è qualcosa che potete fare per voi stessi e per gli altri, continuare a fare quello che sto facendo io qui. Come potete farlo? Lo potete fare con le vostre famiglie, lo potete fare con i vostri conoscenti, con i vostri amici, con i vostri colleghi di lavoro, ogni giorno, perché questo lavoro che stiamo facendo, e non parlo solo del legittimo voto di protesta, ma il fatto di portare consapevolezza, il fatto di portare informazione negli altri, dipende da tutti noi. Dobbiamo iniziare a capire che veramente siamo soli, che tutti i soggetti che stanno lì sugli scranni del potere, che siano al Parlamento, che siano al Senato, che siano nei ministeri, in ogni caso non stanno agendo per il bene comune, quindi non stanno agendo per noi, per il bene nostro presente e per il bene futuro dei nostri figli. Quindi dobbiamo iniziare a prepararci, dobbiamo rimetterci sui libri se è necessario, ma soprattutto dobbiamo diffondere le buone idee e dobbiamo iniziare a far capire alla gente che non possiamo aspettare che sia qualcun altro a muoversi per noi, ma dobbiamo essere noi quelli che prendiamo le redini in mano del nostro presente e soprattutto del nostro futuro. E quindi dobbiamo iniziare e continuare a fare informazione verso gli altri. Noi abbiamo deciso di farlo pensando, prima di tutto, come dicevo, all'informazione. Perché? L'informazione porta consapevolezza. È proprio la consapevolezza che una volta che noi riceviamo un'informazione,
che si attanaglia e si attacca nella nostra coscienza. Il problema qual è? Nel passato abbiamo avuto già qualcun altro, e un esempio grandissimo ce l'hanno dato due grandi uomini che per me rimangono sempre gli eroi del nostro paese, anche se qualcun altro mi preferisce dire che eroe era una persona chiamata Manga, no? Io invece preferisco dire che due eroi che rimarranno sempre nel mio cuore erano due signori, due giudici siciliani che si chiamavano Falcone e Borsellino, e che purtroppo magari girando l'Italia adesso mi è capitato anche di constatare che molti dei nostri giovani non sanno neanche chi siano. Questo per farvi rendere conto di come nella scuola non si stia agendo nella maniera opportuna e come ci sia una volontà di dimenticare chi veramente ha provato a difendere i nostri interessi. E quello che hanno vissuto Falcone e Borsellino, nel mio piccolo vi posso assicurare che lo sto vivendo per esempio io in prima persona, perché ho già ricevuto, per quello che stiamo dicendo qui stasera, delle minacce di morte, sia telefonicamente e addirittura di persona. Io ho un figlio in Sicilia, mi sono ritrovato di fronte alla macchina con una persona a me estranea, a me sconosciuta, che mi ha detto che non doveva interessarmi chi fosse o chi non fosse, che mi ha minacciato di morte. Allora io vi dico che non ho paura e invito voi a non averne, perché se io forse rimarrò da solo, magari anche se non ho paura potranno pure togliermi di mezzo, ma se le verità che vi sto raccontando io oggi iniziate a raccontarle tutti voi, di che cosa dobbiamo avere paura? Che ci ammazzano a tutti quanti? Allora io vi dico, veramente, iniziate a pensare che se diciamo la verità, che se diciamo le cose come stanno, nessuno ci può fermare, indipendentemente da quale classe sociale proveniamo, indipendentemente da quale famiglia apparteniamo, perché quello che stiamo diffondendo è un discorso che servirà a migliorare la vita del nostro paese. Perché io voglio credere nella meritocrazia, voglio credere che mio figlio, se ha le capacità, la voglia di studiare, la voglia di impegnarsi, la voglia di andare avanti e di arrivare da dove vorrà arrivare, e se ne ha le potenzialità, perché deve avere per forza un cognome di... Perché io devo andare magari a raccomandarlo a magari al signore che può farlo a entrare dove preferisce entrare lui? No, devo sperare che lui possa farlo perché se lo merita. E questo penso che lo voglia qualsiasi genitore. Il voto di protesta nasce, come dicevo, dall'idea di Orazio Ferniani, ma è andata a riscoprire praticamente questa legge del 1957 che abbiamo voluto portare, nello specifico, con tutti i suoi gommi, in un foglio che farà parte del materiale che voi dovrete portare con voi il giorno del 4 marzo, se naturalmente vorrete fare un legittimo voto di protesta, perché ripeto, io non sono qui per convincervi, ma semplicemente per informarvi. Da cosa è formato il voto di protesta? Il voto di protesta è formato fondamentalmente da un modulo che deve essere presentato in 5 copie, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5. Perché 5? Sono 5 copie perché in questo momento sto parlando naturalmente per chi ha più di 25 anni e può votare anche alla Camera e al Senato, perché 2 copie dovranno andare alla prefettura, 2 copie dovranno andare al comune, quindi eleggerà anche il sindaco oltre che il prefetto, ma questa copia qui, la quinta, sarà quella che rimarrà a voi e sarà quella che diventerà, da semplice foglietto con scritte delle cose giuste, ma che è un foglio semplicissimo, stampato, diventerà un documento ufficiale. E non sarà un documento ufficiale per me, per The Walk of Change, per Alba Mediterranea o per qualcun altro, sarà vostro. Perché state dicendo, mettendoci i vostri dati personali, il vostro nome e cognome, che chi sta lì ed è illegittimo non vi rappresenta. Quindi se iniziate a capire questo, iniziate a capire la forza di questo documento. Perché quelli che ci dicono, beh, ma a questo punto non vedo che fa tutta questa trafila che mi sembra burocraticamente anche un po' difficile da compiere, ma perché non andare direttamente alla circoscrizione di appartenenza al comune e dire guarda, mi strappa la tessera elettorale, non voglio più votare per nessuno? Sì, si può fare, perché no? Ma iniziate a mettere sul piatto della bilancia uno che le cose non gli stanno bene e decide di non partecipare alla lotta, se ne infischia, se ne lava le mani e dice no, io preferisco farmi strappare la tessera elettorale. E uno invece che presenta un documento ufficiale e quel documento ufficiale gli rimane, e gli rimane per legge, perché quello che vi stiamo proponendo non è qualcosa per mandarvi al macello, per farvi prendere in giro da qualcuno, anzi... Che cosa mi succederà, ci chiedo? Sì. Mi si ritorce contro questa mia azione.
È un'azione precisata da una serie di articoli di legge. Garantita. Quindi non c'è nessun motivo di avere dei dubbi. Il fatto dovete avere tutti voi. Il fatto che magari vi possano dire sì, ma nessuno l'ha mai fatta prima. Bravissimo, non l'ha mai fatta nessuno, ma ciò non vuol dire che sia sbagliato. Se c'è scritto per legge, andatevi a informare se vi stiamo tirando la stupidaggine, andate a vedere il DPR del 1957 e vedete che tutto quello che vi sto dicendo è assolutamente legittimo. E anche il fatto che vi sto riconoscendo, che vi stiano riconoscendo un documento che deve essere timbrato con lo stesso timbro che vi metteranno sulla scheda elettorale, sulla tessera elettorale nel momento in cui andrete in esercizio, è sancito da una legge, pensate, del 1897, che prevede che l'amministrazione pubblica, nel momento in cui venga informata dei documenti ufficiali, quelli che state presentando sono documenti ufficiali, sia assolutamente tenuta a ridarvi indietro una copia con un timbro che dimostri che lei ha preso visione di quei documenti. Quindi quando state andando a dare quei documenti là, naturalmente, con il voto di protesta, non parteciperanno alle elezioni che noi già a priori riteniamo illegittime di quest'anno 2018, ma dovranno essere messe in una parte apposita, già prevista o che quantomeno dovrebbe essere già prevista. E se magari anche là c'è un presidente di seggio che voglia mettere in discussione questo, portatevi la legge. Questa cosa qui, per quello vi dico, deve proprio rappresentarvi. Andate lì e fategli leggere la legge se non la conosce, già la dovrebbe conoscere. Ma se non dovesse conoscerla, diteglielo, lei deve conoscerla, e se non la conosce, prego, la legga, perché quello che sta facendo, se lei mi mette nella posizione di non poter esprimere un legittimo voto di protesta, sta assolutamente andando a inficiare sulla sua persona. Sa perché? Perché lei sta, scusate, non mi viene il termine, sta infrangendo il codice penale, addirittura in 5 articoli, e sarete nella possibilità, se questa procedura non dovesse poter andare in porto per colpa di qualcuno che ve lo impedisce, addirittura querelare quella persona, cioè il presidente di seggio può essere querelato e rischia tra i 3 e i 15 anni di galera. Quindi stiamo parlando di cose importanti, di cose serie, non stiamo parlando di un non voto. Non stiamo parlando di un voto nullo, e non stiamo parlando, stiamo parlando di un voto che è vero che non partecipa alle elezioni di quest'anno, ma non ci partecipa perché non vuole parteciparvi, perché sono delle elezioni assolutamente non legittime, perché le persone che ci sono lì al governo sono illegittime, e perché quelle che verrebbero dopo, venendo da un percorso del genere, sarebbero illegittime di conseguenza. Infatti quello che diciamo alle persone, cercando di farglielo capire, noi non vogliamo convincere una persona magari che vuole votare 5 Stelle, piuttosto che vuole votare PD, piuttosto che vuole votare PDL a queste elezioni, di non votare. Tu vuoi votare, ok, tu così facendo, soltanto andando a votare qualcosa che è già illegittimo, tu stai dando manforte a qualcuno che, essendo illegittimo, può continuare a fare, come ha fatto negli ultimi 5 anni, altre leggi illegittime, di cui noi non ci possiamo lamentare. Quando tutti i genitori quest'anno passato ci lamentavamo del DPR, del decreto legge Lorenzi, poi divenuto legge, quella legge lì, indipendentemente che uno è favorevole o sfavorevole ai vaccini, indipendentemente che noi ci dicono non siete scienziati e non sapete quello che c'è dentro, non sapete quello che c'è dentro, gli effetti collaterali quali sono, noi abbiamo parlato di che cosa? Del fatto che, e questo ce l'ha ricordato per esempio un ex giudice che purtroppo non c'è più, imposimato sempre, che va contro un articolo della Costituzione, articolo 32 della Costituzione. Quello è il motivo principale per cui quella legge non poteva esistere, e da questo noi diciamo che quella legge lì è incostituzionale, come lo è questo governo. Però siccome è stata fatta da un governo incostituzionale, noi stiamo dicendo che il decreto del decreto legge Lorenzin, poi divenuto legge, non poteva esistere già a priori, perché questo governo non doveva esistere, perché è all'interno della Corte Costituzionale che ha messo quella sentenza nel 2014 contro quella legge elettorale che ha portato questo governo a governarci, c'era un signore che poi è divenuto un'altra delle figure fondamentali e istituzionali di questo paese, chiamato Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana in carica. Il Presidente della Repubblica Italiana in carica, quando va a prendere un incarico come il suo, cioè giura sulla Costituzione solennemente con la propria vita di difendere la Repubblica Italiana e i suoi cittadini che sono sovrani per l'articolo 1 della Costituzione, giura su qualcosa che è assolutamente sacro,
Eppure si permette di arrivare a prendere un incarico al Presidente della Repubblica e di fronte addirittura a una legge incostituzionale come questa che va contro il diritto alla salute, perché nessuno ci può imporre un trattamento sanitario, si permette di dire cosa? Che per lui la legge va bene, è a promulgarla. Allora io vi dico, ragioniamo e invitiamo gli altri a ragionare. Non iniziamo a dirgli no, io sono contro i vaccini, no, nei vaccini sai cosa ci sta, cosa non ci sta. Tanto l'abbiamo visto per esempio quello che sta accadendo a due scienziati, uno scienziato e un farmacista che è il marito di uno scienziato, annoverato dai primi 35 scienziati al mondo, che sta facendo degli studi per dimostrare cosa c'è, viene fatta un'accusa infamante di che cosa? Di truffa. E gli viene requisito tutto il materiale, senza raccontare quello che è successo negli anni precedenti, dove addirittura l'unico microscopio in Italia che studiava le nanoparticelle per dimostrare cosa c'era all'interno dei vaccini viene sequestrato, viene portato via, viene dato all'università, e l'università però lo prende ma non lo può utilizzare perché costa troppo utilizzarlo, e quello va al macero. Allora, questo è il sistema paese dove stiamo vivendo. Se noi continuiamo a tacere e a stare zitti e non partecipare alla vita politica di questo paese, sbattendocene di quello che sta accadendo, come è stato nel periodo di Falcone e Borsellino, e per questo le ho ricordate e vi voglio ricordare stasera loro, perché in realtà Falcone e Borsellino non li hanno uccisi due bombe. Falcone e Borsellino sono morti prima di quelle due bombe, sono morti dell'indifferenza degli italiani. Ed è per questo che adesso in queste elezioni che abbiamo una possibilità, perché vi assicuro che il tempo non è molto, perché se già in questo ultimo quinquennio abbiamo avuto delle leggi veramente omicide, dopo che viene appunto qualcuno, e ci sarà poi Orazio che ci spiegherà tante cose che magari non sono state raccontate da chi di dovere, vi potete immaginare cosa potrebbe accadere nel prossimo quinquennio, se non nei prossimi 10 anni? Senza calcolare il fatto che per esempio noi siamo andati a fare insieme una denuncia l'altro giorno e nel massimo del silenzio del nostro paese, dove certe cose non vengono raccontate, per esempio del fatto che il legittimo voto di protesta, essendo qualcosa che è legittimato per poterlo fare in Italia, all'estero, per chi vota all'estero, e parliamo di almeno 5 milioni di elettori, presumibilmente, no? Almeno 5 milioni, ok, almeno 5 milioni di italiani potrebbero attuare un legittimo voto di protesta con la stessa procedura. Però cosa succede? Siccome hanno cambiato la procedura di voto, in teoria per avvantaggiare chi magari si trovava in delle zone non limitrofe magari all'ambasciata, perché prima si andava a votare o all'ambasciata o al consolato, adesso invece non si ha più l'obbligo di passare per forza per l'ambasciata o per il consolato, ma ci si può ancora andare. Ed è stata emessa questa possibilità di rimanere a casa, le schede elettorali gli vengono mandate a casa, loro votano tranquillamente da casa, e adesso che ci troviamo al 26, loro hanno già votato praticamente, quindi hanno già mandato il loro voto. Però loro come facevano adesso ad attuare il legittimo voto di protesta? C'è tutta una procedura determinata dalla legge ad attuarlo, e quei 5 milioni di italiani che stavano all'estero come facevano ad attuarlo? Se non viene messa una specifica proprio per il legittimo voto di protesta, e viene cosa? Messo da parte, non viene neanche annoverato. Noi abbiamo fatto una denuncia verso la Procura della Repubblica denunciando chi ha portato questa legge a non essere attuabile. E parlo del DPR, appunto, del DPR 361 del 1957, per chi è italiano all'estero. Allora, a maggior ragione, ad oggi, noi invece che siamo in Italia e abbiamo la possibilità di attuarlo, non rimaniamo indifferenti, perché una volta che noi siamo diventati consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza, noi possiamo fare pure come hanno fatto gli italiani del periodo di Falcone e Borsellino, fare spallucce e dire ma figurate, ma che sono tutti questi fogli, ma che mi metto io a cambiare l'Italia, mi metto io a cambiare il destino di questo paese, ma come faccio io a cambiarlo? Semplicemente informandomi e diventando consapevole della mia forza da cittadino informato, ma attivandomi, continuando a fare queste informazioni e a continuare ad allargare, a espandere questa consapevolezza. Dopodiché, con l'attivazione che ho messo dopo aver preso consapevolezza, dobbiamo diventare una massa critica. Ma per diventarlo probabilmente ci vorrà tempo, quindi non sarà il 5 di marzo il cambiamento, però questo potrebbe segnare l'inizio di quel cambiamento. Magari ci vorranno 2 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, 40 anni, io non ho la spera di cristallo, non so quanto gli italiani stanno ricevendo la situazione e quanti sono pronti
a fare questo cambiamento, ma quello che vi posso dire, perché se questo cambiamento veramente lo vogliamo e se vogliamo dare un futuro migliore ai nostri figli, dobbiamo iniziare da qualche parte. Prima inizieremo, prima arriveremo. Quindi questo ce lo dobbiamo mettere a chiare lettere in testa. Comunque, ritornando al discorso della procedura, allora partiamo proprio da zero per farvi capire bene, anche per chi ci sta seguendo tramite il web. Una persona si presenta ai seggi e vuole esprimere un legittimo voto di protesta. Perfetto, si presenta con un documento, una carta d'identità, si presenta con la sua carta, con la sua tessera elettorale, consegna a chi sta al seggio, quindi consegna agli scrutatori la sua carta d'identità e la sua tessera elettorale. In quel momento lì viene registrato. Quando viene registrato, immediatamente lui viene calcolato tra i votanti, quindi il suo diritto dovere espresso nella Costituzione rispetto al voto che si esprime durante le elezioni l'ha esaudito, quindi lui è andato, si è recato nel seggio elettorale prescritto e sta facendo le elezioni, solo che non vuole, se vuole esprimere un legittimo voto di protesta, partecipare a qualcosa di legittimo. Allora che cosa fa? Nel momento in cui chi sta dall'altra parte ci porge le schede elettorali, e parliamo di una persona che abbia più di 25 anni e voti sia per la Camera che per il Senato, non deve toccare le schede elettorali che gli verranno messe davanti. Perché? Perché c'è un'altra disposizione amministrativa sancita dal Ministero degli Interni che, proprio per ostacolare chi magari sta mettendo in atto un legittimo voto di protesta, ha creato questo escamotage dove tu basta che tocchi soltanto, proprio fisicamente le tocchi, o tocchi la matita o tocchi le due schede che ti vengono date, immediatamente, non eseguendo il legittimo voto il voto normale che vi è stato proposto e imposto, dove dovete andare dentro appunto una cabina elettorale, che può essere la 1, la 2, la 3, ABC, in ogni comune cambia e in ogni sezione di voto, dove appunto potreste esprimere il vostro voto segreto. No, voi non state proprio applicando quella procedura, voi vi rifiutate di applicarla. Perché? Perché riterrete legittima. E a quel punto invece non prendete e chiaramente dite che volete esprimere un legittimo voto di protesta. In tanti prima di noi ci hanno provato negli anni passati a fare questo legittimo voto di protesta, ma noi siamo i primi che abbiamo creato dei moduli scritti. A questo punto voi questi moduli scritti che avrete già precompilato a casa, perché? Perché c'è un'altra disposizione ministeriale che prevede che se i tempi in cui io sto facendo il mio voto e sto esprimendo la mia votazione sono troppo lunghi, quel voto anche in quell'occasione là potrebbe essere inficiante verso la dichiarazione di voto. Quindi devo averli già compilati a casa, quindi siccome sono 5, come vi dicevo prima, i moduli li dovete già tutti precompilare a casa, mettendo tutti i vostri dati in tutte le copie. Poi addirittura a questo modulo di protesta, se voi voleste, potete aggiungere anche delle motivazioni vostre personali, ma se lo fate dovete fare altri 5 fogli uguali e potete mettere delle note, e anche quelli dovranno avere lo stesso timbro che andrà su questo documento, che per diventare ufficiale dovrà avere lo stesso timbro che vi metteranno sulla tessera elettorale, messo qua, qui sotto, dove c'è la vostra firma, ci devono mettere proprio un timbro. In quel momento lì questo voto diventa ufficiale, e questo documento diventa ufficiale. Cosa succede? Magari non va in porto, magari, come vi dicevo, potete trovare un presidente di seggio, uno scrivente, un segretario che stanno lì e mi inizia a mettere in dubbio quello che state facendo. Altra cosa importante, perché c'è un'altra parte di queste disposizioni ministeriali che prevede che se voi non mantenete la calma, quindi alzate il tono della voce, quindi esprimete un epiteto, una parolaccia, una parola fuori posto, in maniera volgarmente vi esponete rispetto a chi sta dall'altra parte, voi state offendendo il governo, voi state offendendo lo Stato. Quindi di conseguenza vi possono di nuovo annullare il voto, quindi mantenete invece una calma serafica e dite no, semplicemente voi, allora io vi ho consegnato questi moduli che rappresentano un legittimo voto di protesta sancito dalla legge del 1957, gliela date in mano, non lo vogliono capire, non ve lo vogliono far fare, perfetto, voi a casa, in questo caso, avrete già preparato, come avete fatto per la scheda del legittimo voto di protesta, altri 5 moduli per un eventuale reclamo. A questo punto, in questa eventualità, cosa succede? Prima di arrivare a tirare fuori altri 5 moduli che rappresentano il reclamo, voi chiedete cortesemente, o andate voi addirittura a chiamare, l'ufficiale che c'è presente all'interno della sezione, all'interno del seggio elettorale, che in questo caso di solito è un asilo, una scuola elementare, una media, ok, lo fate chiamare, che può essere un
carabiniere, può essere un poliziotto, può essere un ufficiale di polizia giudiziaria. Un ufficiale di polizia giudiziaria che in quel momento con una divisa rappresenta lì per la sicurezza, appunto, lo Stato a livello di sicurezza, e quindi lo fate venire e lo deve venire a presenziare nella sezione di voto dove state eseguendo il legittimo voto di protesta. In quel momento lì gli spiegate velocemente che voi state semplicemente chiedendo di esprimere un vostro voto, è un legittimo voto di protesta, non ve lo stanno facendo fare. Chi, qualcuno di loro della sezione di voto, si è opposto a questo legittimo voto di protesta, potete riprendere tutto. Ah certo, questo è importante pure. Per l'autorità giudiziaria, per il procuratore, per dimostrare la loro azione. Per dimostrare le responsabilità dei vari personaggi. Anche registrare. Assolutamente sì. Non vi fate intimorire. Del diritto alla privacy, no. Okay. Fatevi riprendere anche voi, così proprio non avete problemi. Fatevi riprendere anche voi mentre eseguite, così proprio non avete problemi. Non cioè, iniziamo, sono cittadini come noi, ma sono anche cittadini che si stanno facendo opposizione a noi rispetto al legittimo voto di protesta, potrebbero poterla fare. Quindi ci dobbiamo anche noi difendere rispetto ai nostri diritti, e dobbiamo assolutamente difendere i nostri diritti. A questo punto tirate fuori il reclamo, sempre in 5 copie, sempre compilato già a casa, e dite: perfetto, allora lei adesso qui è venuto, la ringrazio, è venuto qui in questo pubblico ufficiale che sta assistendo a quello che sta avvenendo, lei in questo momento è diventato il mio testimone chiave, ok? In questo momento lei mi sta rappresentando, perché lei sta vedendo quello che sta accadendo. Io ho presentato questi 5 moduli di protesta, non me l'hanno accettati, e adesso sto presentando 5 moduli di reclamo, che pretendo sempre che nella quinta copia, che deve sempre tornare a me insieme all'altro quinto del voto di protesta, debba tornare a me con un timbro, quello stesso timbro che serve per essere timbrata appunto la tessera elettorale. Ve lo devono mettere su questi due fogli. Ancora c'è dell'opposizione in questo caso? Oppure magari invece hanno intercesso al fatto di darvi il legittimo di protesta? Perfetto, se hanno intercesso vi hanno dato un foglio del reclamo, un foglio di protesta con il timbro. Ma se non è andata così, a questo punto voi, sempre mantenendo la calma, spiegate che voi non siete dei violenti, non siete delle persone che vogliono fare facinorose, che vogliono assolutamente fare i rivoluzionari o essere aggressivi, ma semplicemente volete che venga rispettato un vostro diritto, che è quello del legittimo voto di protesta. E fate presente a tutta la commissione che si trova lì presente che andrete a fare un'eventuale querela se sarete costretti, ma non perché ce l'avete con quei signori lì che appunto sono gli scrutatori, il presidente di seggio e lo scrivente, ma semplicemente perché non vi stanno facendo attuare un vostro diritto, che è quello del legittimo voto di protesta. E ci avete già dietro al reclamo già i modelli che avete sempre precompilati già della querela, ma questi naturalmente, essendo una querela, non va consegnata al seggio, ma va consegnata o in una caserma dei carabinieri o una questura di polizia. E da quel giorno, dal 4 di marzo, avrete 90 giorni per farlo. Quindi lo potrete fare dal 4 marzo a 90 giorni a seguire. Ma voi non è detto che arriviate a questo. Per questo, per non arrivare a questo, sarà importante che voi iniziate a esporre a chi sta dall'altra parte, a dire: ripeto, io non ce l'ho con voi, però siccome qui ci sono delle leggi del codice penale che voi state violando, io, se non vi dispiace, e visto che c'è qui un ufficiale, perché ormai siete arrivati al reclamo e quindi è venuto anche l'ufficiale preposto che sta lì all'interno della scuola, e quindi può essere un poliziotto, un carabiniere, che vi sta ascoltando mentre state esponendo i vostri legittimi diritti, precisamente leggete, perfetto. Allora, voi adesso state contravvenendo, per esempio, all'articolo 294 del codice penale, che è 1. Attentati contro i diritti politici del cittadino. Poi addirittura 2. State facendo un abuso d'ufficio, articolo 323 del codice penale. 3. Omissione d'atti d'ufficio, articolo 328 del codice penale. 4. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, articolo 479 del codice penale. Addirittura voi mi state prendendo in giro di fronte ad altre persone magari che stanno aspettando fuori. Abuso della credulità popolare, articolo 661 del codice penale, ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini. Allora, i signori davanti a voi, in quel momento lì, diteglielo che stanno rischiando tra i 3 e i 15 anni di galera. Dici, questa cosa la puoi confermare tu? Sì, sì. Ah, molto bene, poi andremo a verificare questa cosa qui. Allora,
Noi siamo per l'intelligenza collettiva, non pretendiamo di voler insegnare niente a nessuno. Diceva che l'ultimo articolo, proprio questo qua, il numero 5, il 661, diceva che è stato depenalizzato. Se così fosse, non leggetelo, arrivate al 4, che già il 4 sarebbe almeno a 10 anni di galera, va bene, facciamo così. 152 okay. Articoli del codice penale hanno depenalizzato. Però i reati esistono uguali, li hanno depenalizzati ma trasformati in sanzioni, il che significa un sacco di soldi, detto la romana. E fanno male anche un sacco di soldi. No, giusto, no, ma per carità, noi siamo, ripeto, per l'intelligenza collettiva, quindi anzi, se qualcuno ha da apportare, perché vi devo dire la verità, noi siamo arrivati per esempio al discorso delle disposizioni ministeriali, tramite chi? Tramite alcuni presidenti di seggio che, sentendo quello che stavamo mettendo in atto, ci hanno detto: oh, ma vedi che se tocchi soltanto la matita, non soltanto la scheda del voto viene appunto, va a inficiare il voto di protesta, quindi mi raccomando, ditelo. Quindi noi abbiamo, di volta in volta, perché noi dai primi di dicembre che siamo partiti con questo legittimo voto di protesta e stiamo girando tutta l'Italia, quindi noi abbiamo man mano modificato tutto quanto, quindi ben venga se ci sia qualcuno che è più preparato di noi, perché noi qui rappresentiamo cittadini come voi che stanno facendo informazione, quindi quello che stiamo facendo è assolutamente unirci insieme a voi. Noi siamo qui con voi, non siamo contro di voi, non vogliamo che voi veniate con noi, non è voi e noi, è un noi quello che stiamo cercando di instaurare con il popolo italiano, e questo voglio che si comprenda chiaramente. Quindi ben venga se c'è qualcuno che conosce la materia e ci può aiutare a dire, per esempio, questa cosa qui non va bene, per esempio, benissimo. Non so, non saremo in grado sicuramente, perché abbiamo mandato i PDF ormai dappertutto, di toglierlo dai moduli del PDF, però ecco, sicuramente su quello che potremmo fare faremo. Grazie. Comunque, ritornato a noi, ecco, nella casistica in cui siete arrivati addirittura alla querela, io voglio pensare, sperare che se c'è qualcuno con un po' di materia grigia dall'altra parte, sia un presidente di seggio e appunto uno scrivente, segretario, a quel punto, trovandosi di fronte a una situazione così determinata di una persona che vuole esprimere il diritto di protesta, che non è nient'altro che qualcosa scritto su una legge, e soprattutto mettendosi di fronte a qualcosa che è andato a trasgredire del codice penale, mi voglio augurare e sperare per lui, anche perché lui, oltretutto, ricordate che si dovrà pagare pure le spese legali per difendersi da una cosa dove è già in torto marcio, quindi ricordateglielo pure. Dopodiché, non dovesse andare, perfetto, vi riprendete tutta la documentazione, quindi tutti e cinque i moduli del voto di protesta, tutti quei cinque moduli del voto di reclamo, e ve ne andate con tutti quanti, e ve ne andate o quanto prima, se volete andarci il giorno stesso, del 4 di marzo, volete andarci un altro giorno, nei 90 giorni a seguire, a portare questa querela con tutti i documenti allegati. In più, come diceva addirittura Orazio, facendo pure una bella registrazione video, perché no? E allora lì così proprio li mettiamo proprio a tappeto. Ma quello che ci tengo a dire è che questo legittimo voto di protesta, per legge, dovrà essere esposto, ok, in forma pubblica nei 15 giorni successivi al 4 di marzo. Quindi entro il 20 di marzo noi, questo voto di protesta, ci darà contezza di quanti italiani effettivamente hanno avuto l'ardire e la forza di portarlo avanti fino in fondo. Saranno inseriti in tre elenchi che verranno messi a disposizione del pubblico, quindi di chiunque, di noi, di voi, di chiunque sia interessato, nella sede del comune di residenza, nella prefettura della provincia e alla segreteria generale della Camera dei Deputati. Quindi c'è la possibilità di raccogliere questi nomi, ed è uno dei motivi per cui noi facciamo questa operazione, perché vogliamo entrare in contatto con chi ha avuto il coraggio di mettersi di traverso rispetto al regime, e da lì poi cominciare a mettere in piedi un qualcosa di organico per andare avanti nella nostra intenzione di disobbedienza civile. Perché questo è il nostro percorso, prego. Non sarà timbrata, no. Se è arrivata quella condizione lì è perché non è arrivato quel famoso timbro. Però avrete la ricevuta per la copia di conoscenza della deposizione della querela ai carabinieri su quel motivo lì, che è la prova regina che avete fatto. E in più la registrazione ormai, nel momento in cui avete consegnato, vi ricordate inizialmente ho detto una cosa sacrosanta, cioè voi siete andati lì, avete consegnato la vostra tessera elettorale, il vostro documento, voi siete già stati registrati, quindi c'è la comprova che voi vi siete registrati e siete andati là per votare. Ma per di più
in ultima analisi questa ricevuta della denuncia depositata all'autorità giudiziaria. Un'altra domanda. Se va tutto bene, io consegno 5 fogli, loro mi timbrano, mi restituiscono tutti e 5 fogli? No, uno solo. E loro invece 2 li mandano. Perché, ripeto, sono 4 i fogli, perché sì. allora, se tu fossi una diciottenne tra i 18 e i 25 anni, tu hai la possibilità di votare soltanto per la Camera, quindi portarne 5 per te non serve, perché ne dovrai portare soltanto 3. Sì. Perché una sarà la tua ricevuta e 2 per la Camera andranno. Dove andranno? Ecco, lo sta dicendo Razio Viva. Uno va al comune di residenza, quindi che so, residente a Torino, al comune Torino, il sindaco di Torino, come si chiama? La sindaca Appendino leggerà, se lei vuole, il tuo nome con il tuo modulo di protesta, perché gli arriverà. Ok? La stessa cosa la leggerà il prefetto, perché andrà alla prefettura, il prefetto di Torino leggerà che tu sei andato a fare il legittimo modulo di protesta e dopo quei documenti lì con i vostri dati, con nome e cognome, verranno mandati, come diceva Orazio. Una cosa importante, il voto di protesta non è un voto anonimo, posto e proposto dal potere, che ti dice vota questo, vota quell'altro, non l'ha scelto nessuno, non si sa chi sia, magari un delinquente efferato e così via. Invece lì voi andate a depositare una documentazione, che può essere anche un dossier, non è allegato al voto di protesta, ci potete mettere anche 500 pagine di dossier che vi siete preparati in casa, per esempio i terremotati di Amatrice che sono disgustati del comportamento del governo, oppure degli esodati, oppure dei ragazzi che il 50% non riesce a trovare un lavoro, quello che vi viene in mente che per voi è più oscetto. Ecco, ognuno ha le sue motivazioni personali, quindi ha la possibilità di mettere la sua motivazione personale. Un giovane che si laurea con 110 lode, però esce dall'università per quel studiato e non trova lavoro perché quel lavoro là ormai non esiste più in Italia. Deve andare a lavorare per uno stipendio, magari anche con un contratto a tempo indeterminato, con il Job Act, e prendere uno stipendio che è sotto la soglia di povertà di 875 euro al mese. Ecco, ho studiato fino ai magari 30 anni per laurearmi e dopo alla fine devo andare a fare qualcosa, per cui non ho studiato e in più che è sottopagato. Lo metto sul legittimo voto di protesta. Sono un pensionato che con la minima sto sotto sempre quel livello di povertà. Lo metto sul voto di protesta. Quindi ognuno. E gli rinfacciamo tutte le loro carenze, manchevolezze, disguidi, oscenità di ogni genere che hanno commesso in questi anni. Ognuno metterà la sua determinazione in quel voto di protesta. E se ci vuole mettere un ragionevole esempio di quello che sta vivendo, ce lo può mettere, però ripeto, lo deve fare seguendo questa procedura e facendolo in 5 copie, perché dovranno accompagnare quelle cose lì, dovranno accompagnare, dovranno essere spillettate su quei voti di protesta, capito? Quello è importante. Allora, noi stiamo dando un esempio, noi stiamo dando un segnale, ma oltretutto questo segnale, come diceva Orazio, ci darà modo e contezza di quanti questo segnale in Italia abbiamo avuto il coraggio di portarlo a termine, perché noi stiamo provando a svegliare l'Italia. Nessuno ci ha mai provato prima, realmente. Tante promesse, tanti bei paroloni. Io non vi sto facendo promesse, non vi sto dicendo paroloni, vi sto dicendo che ognuno di noi può essere un eroe per se stesso, non per qualcun altro, per se stesso. Automaticamente anche per tutta la società nel suo insieme. Ma non in maniera diretta, in maniera legittima. A uno, devono riconoscerlo anche agli altri. Capito? Questa è la forza del legittimo voto di protesta ed è per questo che vi invito, se ci credete, se ne capite l'essenza, perché molti addirittura, come quel signore del treno, cioè non leggono. No, lo racconto l'episodio che è carino. Anche per drammatizzare un po' il fatto che stiamo parlando di querele, di denunce, eccetera. Abbiamo fatto questo viaggio in treno. Però è comunque connesso abbastanza, diciamo, tarato su questa dimensione. Queste dinamiche, perché noi siamo venuti in treno e abbiamo preso il treno Italo, no? Da Roma siamo arrivati fino a Firenze, però durante il viaggio, giustamente, perché è nella nostra possibilità, secondo l'articolo 21, appunto pubblicizzare e quantomeno informare le persone con qualcosa che li riguarda e li può rendere consapevoli, abbiamo pensato che poteva essere un'idea giusta, come poi io faccio sulla metropolitana, sugli autobus, lo faccio dappertutto. Dare i legittimi voti, voto di protesta. A un certo punto, praticamente, un signore che lavorava e faceva le pulizie all'interno del treno
io gli avevo già dato, oltretutto mentre stavamo spillettando a inizio viaggio, gli avevo già dato alcune copie del motore di protesta e lui era poi andato dritto, no? Poi l'ho rincontrato e quando lo rincontro lui mi guarda che stavo appunto dando questi moduli a tutti i passeggeri che stavano sul treno, no? Che stavano viaggiando da Roma a Firenze, in realtà poi fino a Milano arrivava il treno, però con noi ci fermavamo a Firenze, ma insomma niente, mi guarda, no? Mi fa, ma questo è quello che mi ha dato a me, ma che lo sta dando a tutti? Faccio, sì, perché? Ah, ma mica lo puoi fare questo qua. Come non lo posso fare? Ma che cos'è quello? Sta facendo pubblicità? No, sto dando informazioni, non erano dei volanti di pubblicità, sto facendo informazioni. E quello, no, non lo puoi fare. Ma chi l'ha detto che non lo posso fare? No, io chiamo il capotreno. Ho fatto, ma chiama chi vuoi? Insomma, lui prende e di corsa, vedete, guarda su indietro, dice, no, glielo dico. Insomma, dai, tipo lo spione, no, la scuola, lo spione. Niente, insomma, va a chiamare il capotreno, ma io intanto continuavo, quindi mi sono fatto vedere tutti i vagoni di sto Italo. Ero arrivato quasi alla fine. Insomma niente, finisco comunque tutti quelli che c'avevo con me che avevamo spigliettato, avevo finito tutti. A un certo punto, proprio quando consegno l'ultimo, vedo che si avvicina a un certo punto il capotreno e mi fa, scusi, prego, cosa sta facendo? Sto facendo informazione. No, lei stava dando qualcosa? Sì, sto facendo informazione, sto dando informazione alle persone. Lei non lo può fare. Chi l'ha detto che lo posso fare? No, perché io sono il capotreno. Mi fa piacere, no? Nel senso, allora, lei non può dare questi moduli. Mi faccio vedere il biglietto, così. Del biglietto, no, ma si vanno a sedere, insomma, arriva. Poi gli racconta la cosa a lui, dico, ma lo sai che il capotreno mi ha detto questo qua? Ah, come ti è permesso? Adesso ci penso io. Io lo ritiravo un altro. Lui aveva le sentenze di tutti quelli che avevano fatto in giro, appunto, dando informazioni, volanti nati dal 1931, poi no, 56. Dal 56 ad oggi, a giorni d'oggi, quindi praticamente tutti quelli che avevano perso addirittura le cause, le prime udienze, sentenza della Corte Costituzionale, sì, arrivando addirittura fino alla Cassazione, e avevano sempre perso quelli che avevano denunciato, quelli che appunto facevano semplicemente informazioni in giro per l'Italia, e noi avevamo la sentenza, noi abbiamo fatto, siamo andati al suo capotreno, gli abbiamo dato in mano tutte le sentenze, questa è la grande escandescenza. Voi sul mio treno non potete perché c'è il regolamento dell'Italo che... Allora, guardi signora, poi lui, ecco, quando parlavo prima di calma serafica, Orazio è proprio la calma serafica, io sono un po' più duro, devo dire, quando dico le cose. Lui proprio pensa e gli dice, scusi signora, ma nel senso, lei come fa a dire di conoscere il regolamento interno di Italo quando in realtà poi non conosce la Costituzione? Perché l'articolo 21, come sostenevo pure io, della Costituzione, prevede che uno è libero di fare informazione come e nei modi che ritenga più opportuni. In determinate maniere, ovviamente, non... Certo, non andando a dare fastidio a qualcuno, ma se c'è qualcuno che vuole avere quell'informazione io sono libero di dargliela, quindi io non è che prendevo e costringevo, prenditi questo modo legittimo di protesta, no, prego, decide la signora, ha sentito parlare di legittimo di protesta, e così facevo e l'ho dato praticamente a tutti. Invece questa qui si incaponisce e addirittura chiama la polizia. Noi quindi arriviamo a Firenze con la polizia che ci aspettava per scortarci perché ci voleva chiedere i documenti e tutto quanto. Ci fanno documenta. E tu guardi, perché mi chiede documenta? Dice, perché stiamo facendo una verifica. Detto, no, guardi, lei mi deve dare una motivazione vera, deve avere tre indizi o una prova che io sto delinquendo, dopodiché mi chiede informazioni a me specificamente. Se no fa un posto di blocco e interroga e controlla tutti, fra cui anche quella signora là, gli ho detto, che è quella che sicuramente io suppongo che va chiamato, perché se no non c'è motivo, che io scendo dal treno e lei mi ferma. Se no mi deve dire perché, andiamo in commissariato, lei si assume la responsabilità di avermi fermato, e poi andiamo a discutere se è vero o no, meno. Ma il tutto riprendendoli con la telecamera, i poliziotti pure, quello che venivano qui da lei non può registrare, non posso registrare, in base a quale legge me lo dice? Io ho detto, intanto lei, io so già che mi sta chiamando, mi sta fermando per l'articolo 21, mi dice lei l'articolo 21, me lo deve, me lo cita per favore. No, dice, io non sono venuto a dirle queste cose. Allora dico, guardi, visto che lei sta facendo un'azione di polizia giudiziaria, mi dice l'articolo 102 del codice di procedura di polizia giudiziaria, che cosa dice, di pubblica sicurezza, che cosa dice? Non sono venuto a dirlo di nuovo. Ho detto, guardi, facciamo così, lei non sa che cosa sta facendo, facciamo finta che non è successo niente, è meglio che... Noi davanti a tutto questo è successo e abbiamo bloccato, perché dopo loro sono per 40 minuti è andato a chiedere allora i documenti a tutti quelli dipendenti di Italo, tutti, quindi 40 minuti il treno bloccato di Italo, immaginate il treno che viaggia per tempo, 10 persone e erano lì che aspettavano, e ha dovuto prendere il genitale e trovare, io vi porto tutti in processo, ovviamente non pensate,
dico guarda, se si comporta bene è qualità di testimone, se no anche lei è sul muro. E io alla fine fa, io non la saluto, la mano non gliela do, io dico che se ne frega. Io vi ho detto complimenti per l'educazione con la poliziotta. C'erano degli amici che erano venuti a prenderci alla stazione perché dovevamo andare a fare un'altra conferenza. Ah, erano scioccati. Fascisti, no, vabbè, per carità, però insomma, queste scene purtroppo danno fastidio. Però ecco, quello che vi invito a capire da questa scenetta è che se noi conosciamo le cose non dobbiamo avere paura di nessuno, soprattutto se agiamo nella libertà. È stato costretto a dirmi, io la mano non gliela do perché sapeva dove cazzo si incastrava. Perché la maggior parte di noi si lascia spaventare, molte volte si lascia mortificare, perché non conoscendo le cose dice no, ma mi avrà detto quello, quello rappresenta il responsabile di quel posto dove ci troviamo. L'attualità in realtà è molto più avanti, sia a livello normativo, perché nelle stazioni oramai con le varie disposizioni antiterrorismo mi sa che non è proprio come dite voi, sicuramente già solo in Francia sicuramente no, perché le stazioni sono parte dello stato d'urgenza, sono zona regime speciale, e credo che in Italia per me non siamo lì. No, ti dico di più, ti dico di più. Purtroppo noi stiamo dicendo delle verità che in Italia molti sanno, e sicuramente già da come parli deduco che tu sia un cittadino molto consapevole e informato, ma che molti italiani non sanno, per esempio, che c'è già una polizia militare europea. Esatto. Che la Genford esiste come sede centrale europea a Vicenza, non tutti lo sanno. E che stanno aspettando semplicemente che i generali di polizia, carabinieri e finanza vadano in pensione perché diventi proprio attualizzata. Però in realtà la polizia effettiva si sta diffondendo, perché a Torino esiste una bellissima applicazione, si chiama UPOL, per cui il cittadino diventa delatore. Vedi? E può con una semplice app, un semplice post, o comunque messaggio nell'app, e indicare, segnalare. Che uno dice, famoso spione, anche che c'è da tutto. Non è indifferenza, in realtà è molto più questione, diciamo, foucaultiana, invece di società del controllo, di stato disciplinare, per cui in realtà il cittadino diventa un poliziotto. Certo, no. E quindi bellissimo il discorso che fate, però andrebbe veramente attualizzato quella che poi è. Perché lì ci mancava che qualcuno con un pollo l'equivalente di Firenze, oppure con il Ministero dell'Interno. Guarda, io da ragazzo ero minimo 4-5 giorni al mese alla questura centrale di Roma e mio padre mi veniva a prendere alle 3-4 di mattina, quindi sono abituato, capito? Fin da giovane a avere a che fare con persone che pretendono di avere ragione solo perché indossano una divisa, capito? Guarda, allora, tanto io direi, ci sono ancora domande invece sul legittimo voto di protesta? Scusami, prego, per capire la dinamica, così mi è più facile capire. Arriva il seggio, documento e tessera elettorale. Mi registra la signorina. Sì, scusa, dico una cosa. Mi raccomando, compilare i moduli a casa, non toccare la scheda, mantenere sempre la calma, non dire parolacce, ok? E poi nel momento in cui arriviamo a una situazione di dover esibire i documenti di del reclamo, chiamare la guardia. Detto questo, ho detto le cose principali, che quelle devono essere proprio ricordate. Comunque, sui moduli che noi daremo, sulle vari bollettini qua di esplicazione, ci sono tutte le varie fasi sul programma, del comportamento da tenere. Se non basta, sul sito di Alba Mediterranea, sul sito di The World of Change, sulla pagina sulla WhatsApp di The World of Change, ci sono tre, diciamo, formule di video, abbiamo fatto una specie di commedie in cui recitavamo noi ad altri per spiegare le tre diverse possibili tipologie di situazioni che si possono dire a creare, e da lì prenderlo come esempio per eventuali situazioni che si possono dire a accumulare. Posso solo così? Certo, allora, tesserina e carta d'identità alla signorina. Lei mi registra, poi vado al banco dal presidente di seggio, lui mi dovrebbe dare la matita, a quel punto e tu dici no, non lo voglio, io le do questo, fare il voto di protesta, dandole. Loro devono dire ok, va bene, verbalizzi al segretario, che il segretario deve realizzare la sua dichiarazione, può intanto registrare la dichiarazione verbale in ogni caso, ma quello che conta è quello che depositi rimane a futura memoria, insomma, è chiaro, un documento,
il rilascio della ricevuta. Lui ha citato la legge del 1 marzo 1897, ma poi ce ne sono state tantissime altre, tanto per esempio per dire il DPR 445 del 31 dicembre del 2000, che prevede anche il rilascio di ricevuta anche a documenti elettronici, quindi è tutta una sequela di leggi successive nell'arco di un secolo e più, anche l'ultimo addirittura nel 2016, se mi ricordo bene, che testimoniano tutta questa obbligo di registrazione. Addirittura stavo dicendo, ho fatto licenza, scusate, faccio un po' di non mi viene la parola, niente, okay. Delle carezze di mia epopea, diciamo, ecco così. Allora, l'ultimo che ho fatto condannare è stato il difensore civico della regione Lazio, il quale mi aveva sbeffeggiato perché io gli avevo detto: guarda che tu non conosci il tuo lavoro, è così che devi fare. Lui dice: no, lei mi viene a insegnare il mio. E io l'ho insegnato. Allora il signore diceva: no, io non prendo atto, perché c'era una querela io per cui avevo chiesto l'intervento del difensore civico della regione Lazio, per cui lui doveva andare a obbligare il mio sindaco a darmi risposta su certe domande che avevo posto, di cui lui non ci pensava neppure lontanamente di rispondere. Al che alla fine ha risposto mentendo su una serie di cose, fra cui anche il fatto portato a sua, diciamo, a suo favore, diciamo così, di non potermi più rispondere perché i documenti che gli chiedevano erano andati persi. Allora io al direttore dell'ufficio del difensore civico della regione Lazio gli ho detto: guardate che il fatto di essersi perso i documenti non è una scagionante, è un aggravante, perché tutti i documenti contribuiscono, anche quelli interpersonali fra amministrazione pubblica e per il singolo cittadino, alla realizzazione degli archivi storici. Anche se io vado a studiare, io sono un topo di biblioteca e vado a cercare delle volte anche delle cose abbastanza difficili da rintracciare, e magari ci metto anche mesi a trovarle, ma prima o poi le trovo. Se io mi baso per creare un certo tipo di rappresentazione storica, mi baso sugli archivi che trovo o sugli elementi archeologici di vario genere che trovo, e da lì poi desumo una certa concezione, no? Una certa convinzione. E quindi ecco perché anche i documenti fra privato e pubblico amministrazione sono elementi che fanno parte degli archivi storici, e quindi in quanto tali appartenenti al demanio dello Stato, che è una cosa complicata, magari poi ampio un po' di tempo. Allora il discorso è che se uno si perde e dice: mi sono, lui scritto nero su bianco, mi sono perso una parte di quello che io ho l'onere, l'onore, io pubblico ufficiale nell'esercizio delle mie funzioni, e che dovrei tutelare, conservare, preservare la futura memoria, ti dico: no, ma lo sono perso, sei delinquente. E io l'ho fatto notare al difensore civico, il quale mi ha dileggiato, e dopo 3 o 4 mesi il prefetto l'ha chiamato al difensore civico e ha detto: oh, ma che conviene? E gli ha detto: guarda, sei qui perché dobbiamo decidere io e te, concordare le modalità delle tue dimissioni. Così ha capito che è Orazio Ferniani. E potete essere tutti come Orazio Ferniani. Ho fatto mettere sotto processo 867 direttori generali dell'ufficio delle entrate. L'avete letto sui giornali? Sapete che? Cioè, perché? Perché due direttori generali dell'ufficio delle entrate firmavano le cartelle esattoriali false, nulle, e che però i cretini, i cittadini che non sanno un cavolo di niente, hanno pagato, che non erano una cosa folle, inventata. Eppure se fosse stata inizialmente una multa che avessero dovuto pagare, il fatto che l'hanno firmata e protocollata a nome loro erano dichiarate nulle o annullabili in alcuni casi. E la gente ha pagato miliardi di euro, perché su 1200 circa dipendenti dell'ufficio del Ministero degli Interni, quindi dell'ufficio delle entrate, delle finanze, scusa, dell'ufficio delle entrate, la maggior parte, cioè due
direttori generali su tre erano farlocchi, come si dice a Roma. E quindi, e adesso io insieme ad altri abbiamo fatto già condannare in primo grado questi 867 usurpatori, e il giornale qualche trasletto un paio d'anni fa, non so se l'avete sentito, infatti no, era scomodo, perché nel contempo quelli hanno continuato, perché finché non sei condannato in forma definitiva con la Cassazione, tu continui in un bailam di una cosa, di un liquame osceno che pervade tutti gli organi dello Stato, ormai è comunque un pubblico ufficiale dell'esercizio delle funzioni e può continuare, a meno che non la chiappa proprio col socio in bocca, come è successo per il difensore del civico della Regione Lazio, che gli hanno detto no, guarda, tu non puoi proprio lavorare perché queste cose qua non si possono fare. C'erano delle motivazioni penali, mentre lì c'erano solo motivazioni amministrative, pure se con qualche partenza di penale. La signora Federica Guidi, l'ho fatta rimettere io, sapete chi era Federica Guidi? Amministratore delegato della Ducati Elettronica S.p.A. che casualmente, guarda caso, ha notato la differenza, a Berlusconi ha rotto le scatole per 3, 4, 10, 20 anni, no? Di interessi, oddio, non mi viene mai la parola, conflitto di interessi, il diretto, esatto, e per lui valeva, per la Federica Guidi che da direttore, amministratore unico, amministratore delegato di Ducati Elettronica, era ministro delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dell'industria, lì no, e ha vinto, mentre era la signora ministro di questo ministero, ha vinto la gara d'appalto per una fornitura di 32 milioni di contatori elettronici farlocchi che noi abbiamo denunciato, e adesso l'Enel, se voi fate come vi si dice, vi deve risarcire un sacco di danni. Volete essere uomini o caporali? Una scelta vostra. Io una volta da ragazzo pensavo, siccome la mia famiglia era una famiglia particolarmente religiosa, ligia al dovere, al senso di responsabilità, eccetera, mi avevano educato pensando che l'altra parte fosse sempre in buona fede. E fino a 30 anni me la sono presa in quel posto, perché fidandomi degli altri, pensando che fossero professionisti, persone per bene, leali, ho preso delle fregature tremende. Dopodiché ho capito che la maggior parte di queste persone purtroppo non era nella loro completezza, ecco, diciamo così. E quindi ho cominciato a crearmi una struttura mentale e quindi anche una competenza. Ho depositato nel corso degli ultimi 15 anni circa 500 querele contro tutti quelli che contano. Questa che abbiamo depositato ieri è contro il signor Sergio Mattarella, contro il signor Giorgio Napolitano e una quindicina, 20 ministri. La signora Federica Guidi, per concludere il discorso, no? I giornali, per deviare le motivazioni, cantavano le lodi di una telefonata intercorsa tra lei e il suo amante, che era un viceministro, il suo viceministro, e hanno architettato su una storiella di corna, di cose del genere. Tutte mandorle. Il motivo vero era la denuncia che avevamo fatto noi, anzi le tre denunce che avevamo fatto noi. Cioè, allora, la spiego un po' più nel dettaglio. Per fare fatturazione, qualunque meccanismo di numerazione, di controllo e di misura deve essere tarato. Tralascio altre cose, no? Perché per vincere la gara d'appalto la signora Federica Guidi ha trovato un po', tant'è che lei aveva delocalizzato una parte dei suoi stabilimenti di Bologna in Romania, dove diceva che produceva questi contatori elettronici, in realtà li faceva produrre in Cina. Ecco perché è riuscita a vincere la gara d'appalto, perché aveva un prezzo inferiore rispetto agli altri che producevano in Italia, normalmente, normale. Ma la cosa più grave in tutto questo è che la signora Guidi pensava di non sapere, o faceva finta di non sapere, che i misuratori fiscali, quali sono per esempio le bilance del macellaio, vanno bollati e tarati tutti gli anni, perché lui
paga le tasse in base al suo guadagno, e deve essere una cosa precisa, perché a lei vende una cosa ad un prezzo al peso, e quel peso deve essere, perché se no lei va lì e lo chiama la guardia di finanza e inizia a chiudere il negozio. Lo stesso vale per qualunque cosa, in particolare per esempio per il contatore elettronico. Immagina te 32 milioni di contatori elettronici starati. Perché? Perché non è certa la provenienza. L'unica azienda in Italia, istituto diciamo, che può fare la taratura degli strumenti fiscali è il Galileo Ferraris qua di Torino. Non l'hanno mai visto questi contatori, manco uno, non 32 milioni. È una truffa ai danni dello Stato. Della cosa che sta interessando anche la Corte dei Conti, che la Piacena Guidi comincerà a riflettere bene su quello che ha fatto. Quindi quello che ho fatto io non sono un super uomo, sono una persona normale che faceva tutt'altro, io facevo l'imprenditore, facevo tutt'altro. Mi sono visto costretto dalle circostanze a difendermi da solo, perché sono rimasto senza una lira, senza un amico, senza nessuno che mi desse una mano, e solo io che potevo fare qualcosa. E quindi ho gradualmente maturato una serie di esperienze, una serie di capacità di indagine, eccetera, per cui oggi sono abbastanza, diciamo, consapevole e sono abbastanza solido, diciamo, ferreo in mia manifestazione, in modo da poter reagire a qualunque fatto, tipo quelli di ieri e gli altri. Ne racconto un'altra così, ma non per batteria, solo per farvi capire che c'è una possibilità per tutti di interagire. Allora, nel corso degli anni, a partire dal 2012 al 2011 al 2014, no, ecco, più o meno, ho presentato, anche perché oramai ci sono molte persone che sanno che facciamo queste cose e ci trasmettono una marea di documenti che a volte utilizziamo, a volte no, perché sono veramente tanti, e abbiamo proposto una ventina di querele contro i vari Presidenti della Repubblica, alcuni ministri, parecchi ministri, e anche tutti i consigli di amministrazione della Corte dei Conti ed altri. Che è successo? Che un certo procuratore di Roma, che si chiama Erminio Amelio, che abbiamo denunciato, Erminio Amelio, per ricordare chi è, non è uno qualunque, è uno tipo Falcone e Borsellino, cioè uno che ha fatto indagini importantissime sull'Italicus, sull'Italia e altre analoghe. E io quando ho saputo che c'era lui indagato, ho detto, meno male, finalmente qualcuno che è capace, che può fare qualcosa. Ci chiamano dopo, dunque, verso fine maggio, no, fine aprile, inizio maggio del 2014, ci convoca la Guardia di Finanza nella sede loro principale, che è una cattedrale tipo San Pietro, una cosa enorme, e ci hanno trattenuto lì per quasi tutta la giornata. Inizialmente dicono per testimoniare, poi se ti sgarri ti ritrovi incriminato. Ma siccome io li conosco, allora c'era un tenente con 5 o 6 sottoposti che facevano finta di scrivere, ma stavano lì ad ascoltare come testimoni, non è che erano lì per caso. Allora c'erano gli altri due colleghi che erano stati convocati con me, hanno detto: no, vabbè, c'è Orazio Ferniani a parlare con lui, noi abbiamo solo firmato. E vabbè. Allora parlano con me e questo mi fa, allora c'aveva un dossier perché avevano, diciamo, ricompreso in un unico procedimento una ventina di querele che avevamo fatto noi, quindi erano circa 300 pagine di documenti e spiegazioni delle varie fasi che si erano svolte. In più, in quel giorno lì avevo portato altre 150 pagine circa di altri documenti a supporto di quello che sostenevamo. Insomma, questo mi fa, senti, ma allora, in estrema sintesi, per cercare di surrogare il tutto, cosa possiamo verbalizzare? E si mette lì a scrivere. Inizia
titolo, no? E io gli faccio, guarda, allora il 24 giugno del 1943 a Cassibile, nel Siracusano, c'erano due emissari degli Ardenti, degli Agnelli, due emissari della mafia siciliana, due emissari della mafia statunitense, due emissari del Vaticano e due emissari dei servizi segreti, se vuoi ti dico i nomi, e da lì dice, ma qua quando finiamo? Quando serve? Tu vuoi sapere nel dettaglio come stanno le cose, io te le dico. E mi dice, ma non possiamo mica fare così, noi ci abbiamo i tempi, anche poi da me. Cioè, io ti sto dicendo quello che devi sapere, che il procuratore deve sapere. Se non lo sa, non può giudicare. E insomma dice, no, ma allora facciamo. Qua ci sono 150 pagine di documenti. Le alleghiamo, facciamo un verbale di allego, alleghi queste 150 pagine, poi gli dice al procuratore che quando vuole mi convoca io vengo. E glielo spiego a voce. Oppure verbalizziamo lì quelle cose che lui ritiene che siano da verbalizzare. Vabbè, finisce lì. Facciamo sto verbale lì. Sono state 6-7 ore, 5 ore, un bel po'. Arriviamo, usciamo, pensiamo alle cose nostre per tempo. A luglio del 2015 mi arriva un atto di notifica di archiviazione. E io, Giorgio Vitali, che eravamo quelli più interessati, questa è una cosa importante, finalmente riusciamo a far incardinare un procedimento indiziario, per quantomeno, ma insomma, perlomeno era partito, no? Perché? Che cosa è successo? Vediamo. Andiamo alla Procura della Repubblica di Roma e prendiamo l'estratto del verbale del tentativo di archiviazione. Era un bel dossier di una quindicina di pagine, quindi l'ha commentato bene. Detta in estrema sintesi, che qui si può fare, allora abbiamo detto, va bene, vediamo che dicono. Allora il tenente, redarguito da me, che aveva capito che io non mollavo, aveva capito che doveva fare il suo dovere. E quindi aveva scritto, sì, effettivamente, i presidenti della Repubblica Città di Garanzio, i segretari, i vice segretari, i ministeri, i corte dei conti, eccetera, la Ragioneria Generale dello Stato, Banca d'Italia e tutto il resto, hanno effettivamente compiuto questi atti ed effettivamente in questi atti ci sono delle valenze di reato, delle fattispecie di reato. E quindi è opportuno procedere nel procedimento e chiamare a testimoniare e quindi a, diciamo, escludere le varie situazioni e portare avanti il procedimento. Vabbè, andiamo avanti, leggiamo. Il tenente colonnello, suo comandante. Il comandante fa, dice, siccome sì, è vero che i reati ci sono, sono perfettamente riconducibili, sono perfettamente contestabili, eccetera. È vero pure che i presidenti della Repubblica hanno compiuto effettivamente i reati e i reati sono ascrivibili ai presidenti della Repubblica, ai ministri e quant'altri citati, tutto regolare. Però, siccome noi abbiamo una pletora di Presidente della Repubblica, di ministri, di parlamentari, di presidenti della Corte dei Conti, della Ragioneria Generale dello Stato e quant'altro, che erano centinaia di persone, che sono perfettamente idioti l'uno più dell'altro, i loro consulenti pure più idioti l'uno dell'altro, comunque, siccome non c'è dolo, non c'è niente. E quindi non è perseguito. Lo stesso ha detto il signor Erminio D'Amelio, tutti e tre adesso sono sotto processo, noi li abbiamo proposto perché chiaramente infangheranno e paluteranno tutto, ma quello è, cioè se queste cose le faccio io, Orazio Fermiace e altri quattro carti come noi, ovviamente questi sfangano, qualche processo è stato come ho detto, quindi non è che non succede niente neanche, cioè pure se siamo da soli, però se fossimo un bel po' di persone non li farebbero neanche questi reati, perché saprebbero che il giorno dopo li attacchiamo con socio in bocca, ok, ci pagano penalmente. E quindi ecco il problema è che noi siamo tutti presi da un circuito vizioso di interesse egoistico egocentrico, non ce ne frega niente, a un palmo, diciamo a Roma, no, va tutto bene, non si può studiare su questo di scelta. Allora la questione è, siamo passati da un intervento all'altro, vabbè, io volevo dire delle cose, fare una presentazione invece di andare così, vabbè, però vi voglio dire,
vi faccio una domanda. Secondo voi è una domanda all'apparenza banale, però poi vi ricollego, vi dico anzi, vi anticipo che, diciamo, che questa situazione di degradazione morale, sociale, culturale, industriale e quant'altro, ci vogliamo mettere, del paese negli ultimi 20-30 anni non è una cosa campata in aria, capitata per caso, è tutto perfettamente progettato, non è casuale, è cioè, e sappiamo bene, progettato attraverso leggi infami. Per esempio, ci sono tutta una serie di leggi, non sto a dire tutte, ma ne cito una tanto per dire un elemento che è il massimo dell'infamità, la legge 130 del 1999, poi ve la dico. No, parlo prima della 130 che forse è meglio. Allora, qualcuno di voi ha sentito citare questa legge 130-99? Avete sentito citare, per esempio, questa, la 119 per i vaccini, l'ex 79 decreto legislativo, però nessuno sente parlare magari del principino, del contessino, no, dell'isola dei famosi, no, boiate assolute, no, per tarare la mente delle persone e lì finisce. Allora, la legge 130 è una legge che sovverte due articoli della Costituzione e due articoli del